Arrivederci Sony Building, ciao Sony Park. 60 anni di storia dell'azienda attraverso tantissimi gloriosi prodotti qui dallo showroom di Ginza convertito a museo. Allora, sono al Sony Building di Ginza. Cominciamo la visita qui dal primo piano. Come tanti di voi sapranno, questo edificio, il Sony Building, è qui da 50 anni e il prossimo anno verrà demolito per far spazio al Sony Park, che sarà appunto parte di alcuni eventi in vista delle Olimpiadi. In questa prima parte abbiamo una collaborazione di Sony con Popeye, una famosa rivista che ha appunto il quartier generale a Ginza, e in questi primi due piani ci sono alcuni prodotti che sono stati selezionati dai redattori della stessa Popeye come i preferiti. Allora, qua abbiamo per esempio questo Pierre Taki, che ha scelto gli occhiali Glastron, che io conosco molto bene anche se non l'ho mai posseduti. Questo è il primo modello di Glastron, tra l'altro io ho provato il secondo modello alla fine degli anni 90 con Ace Combat, erano clamorosamente fastidiosi. Poi abbiamo per esempio Jun Miura, che sceglie l'audiocassetta appunto del 1969. Poi abbiamo altri redattori che scendono, una Handycam per esempio, una telecamera Sony, questo modello di Walkman del 1989, guardate. Qui appunto tutta la spiegazione della collaborazione, qui altro spazio con altri redattori che hanno selezionato i loro prodotti preferiti. Avete questa del 1989, questa telecamera vedete è usata, penso probabilmente che loro stessi hanno usato questa, poi questa copertina di Popeye con Woody Allen, una serie di Walkman, guardate. Poi abbiamo un mini disc, un lettore di mini disc che non è stato un grande successo a livello mondiale, è andato molto bene in Giappone ma non si è affermato a livello mondiale come altri supporti. Poi abbiamo un computer Vaio, un'altra Handycam, questo selezionato da DJ Misoshiro e MC Gohan. E poi qui abbiamo una radio a transistor, credo, del 1973, che è il prodotto preferito però di Kazuo Hirai, che è attuale amministratore delegato di Sony. Da qui finisce praticamente la collaborazione con Popeye e da questa scala qua comincia la storia di Sony attraverso i prodotti, divisa per decenni. Questi scalini sono sonori, sentite. Allora, qui abbiamo della roba veramente storica. Per chi non lo sa, vedete, c'è la targa. Il primo nome di Sony è Tokyo Tsushin Kogyo Co. Ltd. TTK. Questo è l'atto di fondazione di Sony. Guardate che roba. Sono un po' emozionato. Eccolo qua. Qui sono tutti i primi prodotti Sony. Ed ecco qua i fondatori di Sony. Appunto, dicevo, Akio Morita, che è stato per molti anni l'uomo più ricco del Giappone, e Ibuka Masaru. Guardate, bellissimi. E dicevo prima, il primo nome è Tokyo Tsushin Kogyo, però poi negli anni 50, quando Sony si è affermata a livello mondiale come produttrice di radio a transistor, è stato necessario cambiare nome e trovare un nome più adatto alle esportazioni estera, e quindi è stato scelto Sony dallo stesso Morita come unione di due parole, cioè quella appunto sonus, che vuol dire suono in latino, e Sonny Boy, che al tempo era una espressione molto in voga in Giappone, che stava ad indicare un giovane in ascesa professionale. I loghi di Sony, guardate, bellissimo questo qui, veramente. Nel 1955, 1957, 61, 62, 69 e 73. E questa è una targa. Ah, questo è il calco del logo rifatto nel 2000 del 1973. La telepubblicità. Bellissimo, veramente. Non lo sapevo. Il canotto Sony lo voglio. È la prima volta che la vedo anch'io, non lo sapevo. Guardate questi, bellissimi veramente.
questo non avevo della Sony, però me li ricordo bene questi device. Beh, una calcolatrice, ancora telecamere, prime telecamere, 1967, questo video recorder, un microfono, una radiosveglia, guardate. Bellissima questa, che è una radio. Miniaturizzazione al massimo. Anche questa. La televisione del 1963, guardate. Al tempo erano tutte piccole, adesso bisogna averla grande. Un'altra televisione del 1965. Un tubo catonico Trinitron. Questa è Ginza, non so in che anno, molti anni fa credo. Eccola, Kiyo Morita è questo signore qua. Qua praticamente sono tutta la storia del Sony Building dalla fondazione. Ora qua c'è la televisione che stanno facendo, perché è aperto da pochi giorni comunque. Guardate questi prodotti qua, abbiamo tante televisioni. Poi abbiamo un sacco di... questo qui è uno stereo. Quindi la prima parte praticamente era dedicata in collaborazione con Popeye, questo qui invece è proprio una serie di grandi glorie Sony. Questi sono videocassette, vedete, questo qui è il Betamax. Il Betamax è stato il concorrente numero uno del VHS per tanti anni. E, il Betamax era del tutto superiore al VHS, ma Sony fece la scelta di non dare all'industria del porno la licenza per pubblicare i film porno, e quindi il Betamax si è affermato come standard a livello mondiale per tantissimi anni, mentre il Betamax è stato un fallimento commerciale. Qua ci sono tutti i Walkman, ecco, questo è il primo Walkman, questo del 1979 se non sbaglio, se mi ricordo bene, il primo Walkman. Questa è tutta l'evoluzione degli Walkman. Ecco, questa è la prima scatola, perché mi ricordo di aver visto tante volte la prima pubblicità. E Walkman, vedete, era questo qui il logo, con le scarpe, con i piedi in movimento, le gambe in movimento. Questo qui ce l'ho avuto anch'io, questo qui Sports, questo giallo. Altri tempi, guardate quanti sono. Qui poi siamo arrivati fino al Walkman, che diventa Discman quando si affermano il supporto CD. Questa è sempre Morita, Kiyo Morita, che fa la pubblicità del Walkman, prodotto fortemente da lui, prodotto fortemente voluto da lui. Così come il PlayStation, che non so se tutti sapete la storia, ma vediamo dopo se c'è un ramo PlayStation, vi spiego. Ecco qua abbiamo come mai è diventato PlayStation. Ecco, questi sono tutti i mini disc portatili, tutte quelle radione che andavano negli anni 80, guardate. Ho questo un lettore di 33 giri, delle cuffioni, ecco la telecamera per Betamax. Ecco appunto, questo è il primo Walkman del 1979, quindi giusto, ho detto bene. Guardate qua, belli, veramente emozionante vedere qua oggi, quando Sony era Sony. Allora qua guardate la storia di tutti i supporti, dal Sony Tape passando attraverso la cassetta audio, fino ad arrivare ai mini DV, vabbè, i VHS, che poi sono costretti a fare, i Betamax, poi abbiamo i DAT, i mini DV appunto, i Mavi Pack, i floppy, i mini disc, fino ad arrivare alle memory stick, che non ha, cioè, che è Blu-ray ovviamente, l'ultima, memory stick che hanno avuto grandissimo successo, trainate dalle super vendite del PSP, infatti è uno standard che non si è fermato per niente. Arriviamo già in tempi più moderni, adesso sono i primi computer, i primi desktop di Sony, il floppy. Di qua abbiamo questo qua che non conosco, un processore, questo qui sono gli antesignani dei computer, i word processor, per salvare i dati, guardate qua. Stereo Sony, io non avevo lo stereo Sony, avevo della Kenwood. Mavica, non ho idea di cosa sia, ha una telecamera, still camera. Poi i prodotti per bambini, anche questa. Ha un DAT, chi fa musica conosce sicuramente il DAT. Anche qui un altro DAT. Invece siamo con l'evoluzione dei cellulari, che a un certo punto poi tra l'altro Sony compra Ericsson per il know-how per i cellulari, per poi disfarsene più avanti.
questa fa parte di quella generazione di telefoni giapponesi, vado più avanti, che si chiamano Garake. I telefoni vecchi giapponesi si chiamano Garake, non so se lo sapete, perché è la unione di due parole, Galapagos, a come dire rappresentare gli animali rari, e Keitai, che è il telefono cellulare in giapponese. Quindi telefoni rari, Galapagos Phone, Garake. Oh, qui abbiamo Yaibo, io me lo ricordo benissimo quando avevo 18-19 anni, insomma alla fine degli anni 90, primi degli anni 2000, quando è uscito Yaibo, che lo guardavo sulle testate tipo PlayStation Magazine, Game Republic, o anche prima lo PSM. Guardate, sempre più vicino al presente, qua abbiamo tutta una serie di audio e non, abbiamo il Vaio, questo che non ho idea di cosa sia, questo penso sia un telefono, no, un computer, ah, ho capito che serie sono, questo qualcosa mi ricordo, queste sono tutte telecamere e gli occhiali e i Glastron, che mi ricordo ancora meglio, che però qui dice 1996, io mi ricordo qualche anno dopo. Questi televisori Triniton, siamo arrivati agli anni 90 e al 2000 abbiamo PlayStation. Per chi non sa la storia di PlayStation, Ken Kutaragi, che è stato anche presidente di Sony fino a 7-8 anni fa, è l'inventore del PlayStation. Aveva sviluppato il processore sonoro per Nintendo, per Super Nintendo, e da questa collaborazione ne era nata un'altra, sempre con Nintendo, per creare un supporto da attaccare al Super Nintendo per leggere i DVD, i CD. Al tempo ancora i DVD non c'erano. Nintendo si accordò segretamente con Philips, e questo fu un grande affronto per Sony, che cancellò il programma, e Kutaragi fece pressione sulla dirigenza Sony, che non capiva al tempo il mercato dei videogames, e lo stesso Morita, mi pare, diede proprio il via al progetto. Il nome era PlayStation, ha staccato, unirono il nome per questioni di copyright, e la storia è andata come sapete. Qui abbiamo anche la serie Vaio, che adesso no, Sony non vende più, perché ha venduto il brand a un fondo di investimento giapponese, che vende sempre con il marchio Vaio, ma non sono più prodotti da Sony come prima. PS Go, che ne hanno vendute 8, questa è una di quelle 8. Ricordo il zio Irai che dice Ridge Racer, la PSP, questa è la PS1 con schermo LCD, e questa qui è la PS1 con questa qui, la PS Vision, non mi ricordo come si chiama, comunque questa copiata spudoratamente al tempo a Sega. Oh, qui abbiamo un esemplare veramente raro, che è la PSX. Questo è un desktop box che contiene l'hardware del PlayStation 2. Questo è un pezzo molto raro, il prezzo era molto alto anche in Giappone, ma questa è uscita solo in Giappone. Andiamo al 2000, e qui abbiamo, questa è già roba più moderna, questi non l'ho mai visto in vita mia, credo che siano usciti solo in Giappone. Ecco questi qua, gli occhiali che sono usciti anni fa, non molti anni fa, che diciamo è il padre del VR praticamente, anche se la tecnologia che sta alla base è totalmente differente. Poi abbiamo la mia macchina fotografica, non questa che sto usando, questa è un RX100, ovviamente sempre Sony. Ah, questi lettori MP3 che mi piacciono tanto, questo qua che è nuovo, che non ho mai comprato ancora. Alcuni cellulari vecchi, Yaibo, questo robot, questo sistema di intrattenimento, questo televisorone, una roba allucinante, di che anno è? Questo è il Qualia 2003, bellissimo. Uguale a quelli di ora, è spesso un metro. Mancavi le store, e adesso io, se trovo qualcosa che mi interessa, lo compro. Ecco, questo per esempio potrebbe anche essere, questo mi piace, questa maglietta, la maglietta questa qui nera mi piace. In realtà non so se è lo store, vediamo qua, Sony Innovation Lounge, vediamo cosa c'è, invenzioni.
Allora, questo qui è il progetto del nuovo Sony Building, che arriverà fino alle Olimpiadi, se non sbaglio, e poi verrà ridemolito e verrà ricostruito il Sony Building. Qui abbiamo gli orologi, questo è l'orologio Inc. che conosco bene, questo non so cos'è. Dato che siamo nella zona innovation, non so se c'è il mio, comunque questo è l'orologio Sony. Vediamo che c'è. Ah, questa è la porta di casa smart. Questi sono diffusori di aroma. Quest'altra parte qui che è di design. Vabbè, questa ci interessa fino a un certo punto. Mi dispiace per Fumiko Sano. Allora, chiudo il video qui, guardate, sono a sedere nel cerchio. Se non l'avete capito da tutti i video che vi ho fatto vedere nei mesi scorsi, insomma, non so se avete capito che sono abbastanza un fan di Sony, sia delle, appunto, delle console, soprattutto delle macchine fotografiche, ma diciamo principalmente delle console. Infatti adesso sto girando sul tondo, sul cerchio, voglio chiudere appunto il video da qui, davanti al PlayStation 3. Di qua c'è la 2, c'è la 1, insomma tutte quelle che mi piacciono. E con questo filmatone dietro bellissimo con il logo Sony che va e che mi oscura continuamente la faccia. Quindi se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividetelo e niente, ci vediamo nel prossimo video dal Giappone. Ciao.